I giorni caldi della campagna elettorale, quando la scadenza del primo turno, mancano poco meno di 2 mesi, si arricchiscono non solo della variante meteorologica primavera-estate, ma soprattutto dei cantieri che erano stati annunciati dal sindaco allo spirare della consiliatura. Dopo la picaresca approvazione del piano urbanistico operativo, circostanza tutta da verificare, che con tutta probabilità avrà strascichi giudiziari, si appalesano in tutta la loro pesantezza le opere di riqualificazione di Via Ricasoli da un lato, ma soprattutto quella di Via Grande dall'altro. Via Ricasoli, storico salotto buono della città, limitato da impresentabili fioriere, sono in corso dall'ultima settimana di marzo. Le opere di sostituzione di condutture idrauliche, quelle di pulizia e manutenzione della rete fognaria, opere che, complice la Pasqua Bassa, sono in corso di svolgimento nel tratto di accesso a Piazza Cavour, dove insiste il cantiere per le aree di carico e scarico. Alle opere di manutenzione seguiranno quelle del nuovo arredo urbano, che prevede due piazzette ecologiche, una all'entrata di Piazza Cavour, l'altra a metà strada. Sia l'una che l'altra saranno realizzate per sostituire le fioriere che saranno rimosse nella funzione di delimitazione dell'area pedonale. Albeggiano anche i lavori previsti in Via Grande, sia pure con un inizio felpato, non a favore di Telecamera, che l'associazione temporanea di impresa costituita da Frangerini ed Edimar è in procinto di realizzare nelle due sezioni di Piazza Colonnella. Da quando fu installato il cantieri per il deposito di materiali al largo del Cestellino all'inizio di marzo scorso, per la verità, grossi passi in avanti non sono stati fatti e a farne le spese è per il momento l'invisitabile statua del Fattori, proprio al centro dell'area inutilmente cantierata. Intanto una piccola ruspa gialla è stata dislocata intorno alla storica fontanella di fronte agli uffici del Monte dei Paschi per rimuovere i lastroni destinati alla sostituzione con la nuova pavimentazione. Non è dato di sapere invece quando inizieranno i veri e propri interventi sulla pavimentazione del corso di Via Grande, teatro di un braccio di ferro tra il sindaco e alcune associazioni cittadine che da tempo hanno chiesto di non procedere se non dopo il Big Bang delle elezioni amministrative. Intanto però un enorme cantiere per le operazioni di carico e scarico è stato collocato e chissà per quanto tempo di fronte alla sede centrale dell'Istituto di Previdenza.